Bella ragazzi, oggi siamo tornati con questo nuovissimo video. Siamo infatti su un nuovo titolo. Questo genere non si è mai visto sul mio canale, quindi spero vi piaccia. Non è né un let's play né una serie. Semplicemente adesso vi spiegherò di cosa andremo a trattare. Mi è stato regalato questo gioco, quindi ho pensato subito di portarvi un video. Quindi se vi piace fatemelo sapere con un like, fatemelo sapere con un commento. Ditemi anche nei commenti se appunto volete che continui a portarvi video su questo gioco. Sto parlando di Martyred, almeno così penso si pronunci, da quello che so. Gioco che non è neanche nuovissimo perché è uscito praticamente l'anno scorso, però appunto come detto mi è stato regalato, non ci ho mai giocato, non so neanche di cosa parla, quindi lo voglio scoprire qui con voi. Giusto un paio di informazioni le troviamo ragazzi sul retro, infatti dice l'omicidio più difficile da risolvere è il tuo. Quindi non ho capito bene se siamo un investigatore, perché qui parla di O'Connor, che è un investigatore della polizia di Salem, che viene ucciso da un brutale assassino. Quindi sì, da quello che ho capito noi siamo un investigatore che è morto, praticamente qui dici, improvvisamente imprigionato nell'aldilà, dovrà rincorrere ai suoi nuovi poteri sovrannaturali per fuggire dal limbo della penombra e scoprire l'inquietante legame tra la propria morte e la terribile serie di omicidi che sta terrorizzando la città di Salem. Quindi, allora, questo è il tutto. Martyred Soul Suspect. Non so, ragazzi, ditemi se conoscete questo gioco, chiaramente. Io no, come vi ho appena detto, quindi direi di aprirlo subito, di andare a vedere di cosa si parla. Ok, allora ci siamo. Da quello che ho letto, non so se sia la cosa giusta, ma sono 7-8 ore di gioco, quindi anche se volessi fare un let's play, se ne potrebbe comunque parlare. Nuova partita comunque. Salem, Massachusetts. Oggi. Non so se... Chiunque abbia informazioni è invitato a rilasciare una dichiarazione anonima alla polizia. Da visita che la polizia ha ribattezzato l'assassino e il killer della gamba. L'immagine di una campana. Il significato del simbolo della campana rimane un mistero. Non ci sono indizi. Niente di niente. Una campana. Quando cresci per strada, credi di credi di essere essere invincibile. invincibile. Pareva un braccio inizialmente. Niente ti tocca. Non hai niente da Non hai perdere. niente da perdere. Poi vai ad arrestare un tizio e ti accorgi che non sei invincibile come credevi. Ah. Ma che nome è Ronan? Che vuol dire che nome è Ronan? È ora di renderlo ufficiale. Tu mi nomini la Cioè, macchina, se quello era io te la faccio l'investigatore, è fare. morto veramente male, Ronan O'Connor, lei è in arresto con l'accusa Ah, colpevole pure. dei reati. Non era un investigatore questo. Furto con scasso, furto aggravato e aggressioni a mano armata. Scatto una foto. Lei giustamente si fa le foto. Lui è in arresto, ma lei si Vorrei fa lasciare che le foto. mia sorella sposi un poco di buono. Lo voglio. Lo voglio, sì. No, Giulia. Rimani con me, mi senti? Giulia. Quindi chi è No, Giulia? La rimani con moglie, la me, sorella? non lasciarmi. Tu e la tua famiglia siete solo dei delinquenti. Credi che basti un distintivo per ripulirti? Sei un fottuto criminale. Ah sì, effettivamente. Una calmata, amico. D'accordo? Sei pazzo. Se non ti conoscessi meglio, direi che stai cercando di farti ammazzare. Da quello che so c'è anche riuscito. Girati. Sei in arresto. Ah.
sono sopravvissuta. Fermo dove sei, stronzo. Ah, e lui adesso è morto. Se ho capito bene, però non crede di essere morto. Allora, stiamo giocando. O forse no. Cioè, stiamo giocando, sì. Forse non è morto, te devo dire quello. Allora, ce la fa a camminare? No. Spasmi clamorosi. Dai, su. Apri. Chiusa, dannazione. Sicuro non stavano aspettando a te, eh? Per toccare la porta? Apri. La maniglia non si muove, è bloccata. Sai, è il principio di quando una porta è chiusa. Oh, è la Madonna. Oh. Attenta, signora. Oddio. Eh sì, eh. No. Mi dispiace, no, fratello. No. Di certo non è una cosa da tutti i giorni cadere dal secondo piano, eh. Sei tu. No, è vero. Sono ancora vivo. E posso farcela. Se riesco a rientrare nel mio corpo, magari posso svegliarmi. Ok. Ok. Ci ho rinunciato. Avranno sentito i vetri rotti. No. Andiamo. Tu sei un fantasma, tesoro. Adesso lo finisce. Merda, raga. Pezzo di merda. Cosa gli succede adesso a lui? Il tizio se ne va come nulla fosse. Ah, ho ucciso un uomo. Sì, ma ti sente, vai tra. Ok. Nuovo obiettivo, vai verso la luce. Per regolare la visuale, sì, me ne ero accorto. La luce è quella. Roman. Roman? Sì, so io. So 2 ore che mi chiami. Non posso crederci. Non posso crederci, ti ho trovato. Oh mio Dio. Sì, questa era la tizia che era morta prima. Pensavo che non ti avrei più rivista. Ti trovo bene. Quindi fondamentalmente lui cade dal palazzo, muore, però nella fase di caduta, tra la caduta e la morte, ha tutti questi flashback nei quali appunto rivive un po' la sua vita. Per essere lì con te. Ci vuole un po' per capirlo, bisogna stare attenti. Ma cosa? Comunque non è male, eh. No. Oh no, no, non ancora, non tu. Se non sei qui, dove sei? Dall'altro lato del ponte. Ponte? Quale ponte? Sei bloccato in una prigione. O su un ponte, dipende da come vuoi vederla. Che cazzo vuol dire? In pericolo. Hai capito? Devi oltrepassare il cazzo di ponte. Non è difficile del resto, se te lo dice lei. Andare avanti. Andare avanti. Lì dove sei tu. Non pensare a me. Sei morto lasciando qualcosa in sospeso. Non c'è molto tempo. Rifletti. Cosa c'è di risolto nella tua vita? Non lo so. Devi scoprirlo. Ora vai. No, Giulia mi hai lasciato già una volta ed ero distrutto, ti prego, non lasciarmi ancora. Ci rivedremo, amore mio. Adesso pensa a salvarti. No, no, Giulia, non lasciarmi, Giulia!
Allora. Attenzione! Sì. Pronto? C'è un uomo davanti al Regal che sta perdendo molto sangue. Gli hanno sparato. Mandate un. Ma si può salvare, sì, effettivamente. Il mio amico dice che non respira. Non c'è polso. Ci sono vetri rotti dappertutto e molto sangue. Si mette male. Sì, rimango in linea finché non arrivano i soccorsi. Ah, tranquilla, che ha preso un graffietto. Tra poco si sveglia. Ah, parla. E tu? Mi senti? Sì. Parla. Lei ti sente, zio? Per favore. Dannazione. Oddio. Ehi, tu. Ehi, mi senti? Lei penso di sì. Ehi, perché sei corsa via? Non offenderti, ma aiutare i nuovi arrivati è davvero una noia. Vedi sta burina. Quindi attraverso i muri fai apparire le cose. Sei qui da un po', vero? Devi sapere come funziona questo posto. Come funziona? Questo posto non è difficile da capire. Scopri i tuoi poteri. Poteri e forse non rimarrai in. Bene, quindi questo è l'obiettivo di questo gioco, ce lo stanno dicendo in tanti. Allora, c'è anche qui possibilità di scelta. Io direi, cosa intendi per poteri? Poteri? In che senso? Le capacità che avevi da vivo si accentuano con la morte. Diventano poteri? Diventano poteri. Alcuni sono speciali, altri no. Alcuni sono speciali, altri no. Mi copia, eh? Possedere le persone, condizionarle. Oppure far scomparire e riapparire gli oggetti del nostro mondo. Le capacità diventano abilità. Perché non posso andare dappertutto? Perché sono intrappolato qui. Ma chi sei? Devi essere qui da molto. Io? Io e te siamo uguali. Ma credimi, tu sei in pericolo. Poi ripeto, come ho detto all'inizio, ragazzi, se sapete, se conoscete il gioco, commentate chiaramente qui sotto, anche per darmi dei consigli. Perché dovrei giocarmi il futuro? Chi sono gli altri? Cosa dici? Chi rovinerà il mio futuro? Lei parla chiaramente di molte cose che noi non sappiamo, che dobbiamo indagare. Non lasceranno mai questo posto. Esistono solo per divorare quelli che ci finiscono. Come noi. Ok. Ho capito. Demone in agguato? Nuovo indizio, informazione. Come mai ci metti tanto? Un gatto? Allora, in questa pagina sono elencati tutti gli indizi che hai raccolto durante le indagini. Ricontrollali spesso, potresti scoprire qualcosa che ti è sfuggito. Ah, ok. Allora, demone in agguato. Leggi. Se non sto attento potrei finire divorato da un demone. Questo è il primo indizio. Segui la ragazza fantasma, ok. Bene. Ah, e poi qui ci sono tutte le abilità in questa pagina. Perfetto. Come menu e struttura assomiglia un po' ad Until Dawn. Anche se c'entra chiaramente nulla. Sono appena morto, sarò un po' scioccato, che dici? Cosa vuoi sapere? Ah, giusto. Perché non posso. Perché dovrei giocarmi il futuro? Scusa, io non capisco di cosa parli. Di cosa parli? Come posso giocarmi il mio futuro? Sei qui per risolvere qualcosa. Finché non lo fai, non puoi andartene. Non preoccuparti, è normale. Sei inculato, zio, è normale. Normale? È normale. Informazioni, intrappolato qui, vai. Allora, se non risolvo le mie questioni in sospeso, potrei rimanere intrappolato qui per sempre proprio. Perché non posso andare dappertutto? Ho sbattuto contro una porta, ma passo attraverso le pareti. Com'è possibile? Pensavo di poter attraversare tutto. No, questo no. Certi palazzi sono stati consacrati dagli abitanti di Salem. Lì non possiamo entrare. A meno che qualcuno non lasci una porta o una finestra aperta. O una finestra aperta. Ma una volta dentro possiamo muoverci senza problemi. Bene. I punti che non puoi attraversare brillano di una luce blu. Col tempo ti abituerai. Le capacità che avevo da vivo diventano poteri. Alcuni. Ma già l'abbiamo vista questa? Questa l'abbiamo vista, raga. Allora.
devo scoprire chi mi ha ucciso per primo. Così me ne andrò da qui. Beh, buona fortuna. Grazie. Aspetta, aspetta, non ho finito con le domande. E lei mi sa di sì. Ecco, questo penso sia uno di quei tizi di cui dobbiamo avere paura. Non sai mai cosa c'è dietro l'angolo. Ok, ci vediamo. Eh sì. Ci vediamo al parolone. Ok, questioni in sospeso. Quel tizio che mi ha sparato, sarà lui la mia questione in sospeso? Probabilmente. Ragazzi, io così vi saluto. Abbiamo giocato i primi minuti di questo nuovo titolo, nuovo si fa per dire, comunque sul mio canale nuovo titolo. Fatemi sapere con un like ed un commento se vi piace e se volete che ve lo porti ancora. Io potrei benissimo continuare la storia adesso, non lo farò perché voglio sentire i vostri feedback, quindi lasciatemeli nei commenti. Vi ricordo anche di passare in descrizione per i vari link, se non lo siete già iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo sempre con i prossimi video. Bella.